cosa si aspettava da Mattarella? Napolitano per me è, probabilmente è il massimo responsabile dei disastri in Italia, perché tutto quel che dice, se ha voglia di redimersi a 90 anni passati, è fuori tempo massimo. Per quanto riguarda Mattarella, io ho soltanto ricordato fatti. Mattarella bocciò il Porcellum quando era giudice della Corte Costituzionale e poi ha firmato, sbagliandosi, si è sbagliato una volta, quando ha firmato l'Italicum, che poi è stato bocciato in gran parte dalla Corte Costituzionale. Per cui mi auguro soltanto, questo dico, di pensarci mille volte prima di firmare un'altra legge che ha degli evidenti vizi di incostituzionalità e soprattutto non potrebbe essere bocciata dalla Corte Costituzionale prima delle prossime elezioni. Per cui l'enorme contraddizione che abbiamo già vissuto con il Porcellum potrebbe essere: si va al voto con questa legge e dopo qualche mese questa legge viene ribocciata dalla Corte Costituzionale. Ci sarebbe un altro Parlamento eletto tramite una legge illegale. Ma ce lo possiamo ancora permettere? No. Dato che esiste una legge uscita fuori dalla sentenza della Corte Costituzionale, che è quantomeno una legge costituzionale, allora la nostra proposta è sempre stata quella: andiamo a votare con voi. Sembra qualcosa di estremo buon senso.